Così partiamo, ce le togliamo subito. No ragazzi, infatti, esatto, e qua diciamo che abbiamo messo un bel sigillo sul secondo posto, perché non me ne voglia Imola, ma l'ultima partita giochiamo in casa contro di loro, oggi siamo secondi da soli e questo penso che sia un risultato per noi storico che deve soddisfarci, non dobbiamo essere appagati perché sappiamo che nei playoff vorremmo dire la nostra, però dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto ed esserne felici. Nello sport, secondo me, si commette spesso l'errore di guardare sempre troppo avanti. Quindi sono sicuro che a Capo d'Orlando in questo momento stanno festeggiando. Per quanto riguarda il fatto emotivo, sì, beh, chiaramente ho allenato la mia prima partita qui l'anno scorso, eravate stati molto, molto, molto carini per due motivi, uno per l'accoglienza e due perché ci avevate lasciato vincere. E quindi ricordo, e queste sono cose che io mi porterò sempre dentro, perché parto dal presupposto che le vittorie forse contano addirittura meno, un messaggio che mi ritrovai sul mio Facebook da parte di Maggioli. Lo ricordo ancora, mi fece enorme piacere. Quindi non posso che essere per certi versi legato a questo posto, almeno da allenatore, da giocatore. Se non vado errato, no, ho giocato con la Fortitudo, ho giocato qualche volta, ma non spessissimo. E soprattutto non sono mai venuto con Varese, dove ero nel pieno e forse potevate godere di uno spettacolo diverso. In Fortitudo era un po' più vece. Con Capo d'Orlando non ce l'avate, purtroppo. Come allenatore diciamo che siete il mio posto preferito. Diciamo che oggi con due vecchietti ancora belli in gamba, anzi 13 vicesolani e i giovani come Portanese, insomma. Beh, Portanese oggi ha fatto una partita straordinaria, di enorme continuità. Matteo ha fatto 16 punti, quindi questo la dice lunga. Baso si è prodigato in difesa come un leone, come al solito. Però ripeto, Tommaso La Quintana secondo me è stato il giocatore che un po' ha cambiato la partita, perché ha dato quella mentalità difensiva che ci ha dato la possibilità di prendere un vantaggio di 10 punti a cavallo tra il terzo e il quarto quarto. E poi pur con qualche patema d'animo siamo riusciti a controllare il match e a portare 2 punti a casa. Però devo anche fare i complimenti soprattutto a Franco Migliori, che ha fatto una partita, se per me non ci sono, e come? Dammi, ci parlo io, vai. Sergio Granita? Con chi parla? Ma che Carletto, sono il Pozzo, scemo. Sergio, sono Gianmarco Pozzecco, l'allenatore dell'Orlandina, della tua squadra. Non ti ricordi più di me? Ma chi è? Ma mai passato un altro? Ma sei scemo, più scemo di quello di Napoli? Come si chiamava quello di Napoli? Come si chiamava? Cacciafà? Ma chi, con chi parlo? Ma chi è? Vabbè. Ah, sì, dopo vieni a comprare 4 grammi di droga, sì, è un tossico. Sì, okay. Sei suo pusher, ok, grazie. Che belli sti quadretti. Ma che cazzo era? Ma può essere che quelli di Capo d'Orlando anni 60, lavoro lì, tra l'altro. Cioè non solo lavoro con l'Orlandina, ma lavoro anche con la radio lì. Faccio anche l'operatore ecologico a Capo d'Orlando, faccio tutto io. Franco Migliori, ho parlato con lui prima partita. Ero in settimana. Precedentemente non avevo avuto la possibilità di vedere Iesi perché nei tape, nelle varie cassette che avevamo esaminato, non capitava mai Iesi. Questa settimana sono rimasto stupito perché ho visto giocare Franco Migliori da 4 e ne abbiamo parlato in modo amichevole, perché è un amico Franco. Prima della partita gli facevo i miei complimenti, ma mai avrei pensato che potesse addirittura fare 23 punti con 32 di valutazione, 7 falli subiti. Penso che glielo ho detto, se si è allungato la carriera, siete stati bravi voi a pescarlo a casa sua, sono contento. Poi un saluto a Uber, non so se vuole continuare a giocare, però insomma penso che abbia dato tanto a Capo d'Orlando, lo ricordano con enorme affetto, quindi insomma è stata una bella giornata per tutti. Insomma, poi purtroppo nel pallacanestro non esiste pareggio.
Se avete domande, se no me ne vado a far culo. Ciao, grazie, buonanotte.